Chi Forbizzi è qui a Dogliani, in provincia di Cuneo, a seguire il festival della TV e dei nuovi media. Quali le sfide e il futuro dell'industry? Abbiamo rivolto questa domanda a quattro manager di Accenture. Ascoltiamo le percezioni per utilizzare l'hashtag dell'evento. L'industry media è in profonda trasformazione e questo è evidente in tutti i settori. L'approccio deve necessariamente cambiare, vedere il fruitore finale al centro di tutta la catena del valore. Il traffico ad e-fraud considerato non lecito copre circa il 20% degli accessi ai contenuti pubblicitari, quindi è un fenomeno in crescita, è un fenomeno noto e importante. Quello che sta succedendo adesso, noi andando ad analizzare ad esempio il mercato americano, che si è già mosso in questa direzione, cosa ha fatto il mercato americano? Il mercato americano ha seguito due strade. Una strada, per una strada ha ricercato dei certificatori esterni, quindi degli enti che andassero a verificare l'effettiva erogazione della pubblicità a soggetti human e non a bot. D'altro canto la tecnologia, quindi la blockchain è uno degli strumenti che viene utilizzato nel contesto americano. Abbiamo l'esempio di AdiChain, che è una delle blockchain più importanti nel contesto americano, che ha degli algoritmi di artificial intelligence in grado di andare a riconoscere quelli che sono i traffici human dai traffici bot. Negli ultimi mesi si sono viste tantissime cose dal punto di vista della realtà sintetica. Un esempio per tutti, nel corso del 2018 è stato con il Times di Londra lanciata una campagna che ha sostanzialmente fatto rivivere il John Fitzgerald Kennedy nel giorno del 1963 in cui è stato assassinato. In effetti è stato ripreso il discorso di Kennedy che doveva fare quel giorno, che non ha potuto fare, e tramite un lavoro proprio utilizzando le tecnologie più sofisticate e più recenti di campionamento della voce di Kennedy, applicato al discorso che avrebbe dovuto fare, è stato ricreato in maniera sintetica questo discorso. È stato lanciato, è stato un grandissimo successo editoriale sui social, il reach ha superato il miliardo di contatti e con un valore commerciale di questa, questa campagna pubblicitaria che ha sfiorato la decina di milioni. Come passare dal promuovere la diversità a creare un ambiente che permetta a ciascuno di esprimere il proprio meglio, esprimersi al proprio meglio, quindi una cultura inclusiva. E poi abbiamo trattato del tema del perché fare tutto questo. È un tema solo sociale? È un tema etico? Oppure c'è qualcos'altro? E proprio abbiamo trattato anche dell'ultima ricerca che Accenture ha realizzato quest'anno, che arriva a dimostrare come una cultura inclusiva, una cultura che promuove tutte le diversità, la gestione di tutte le diversità, riesce ad abilitare, a essere un motore per l'innovazione. Il 5G darà una maggiore spinta a tutto ciò che è utilizzo e fruizione dei dati e dei contenuti in modalità assolutamente mobile. Quindi maggiore audience, maggiore capacità di monetizzazione e quindi un business case anche per le aziende editrici, non solo editrici ma anche distributrici, con accesso a nuovo valore.